Cosa c'è dietro un'emozione? La passione per il nostro lavoro quotidiano. Esperienza che custodiamo con orgoglio. Per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini. Emozioni autentiche. Da godere ad ogni sorso. Che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi. Il senso di un'emozione. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Vision Air. Alla musica, come sempre, gli spaghetti rock and roll. Che generalmente, come sapete, sono in tre, oggi siete in due. Manca un batterista? Io lo so che d'estate non si abbandonano i batteristi. Non si abbandonano, però è stato più forte di noi. L'abbiamo abbandonato qui per andarvi a fare le vacanze in Santa Maria. Sì. Poi lo riprenderemo, però, no? Promesso. Ritorno. Salutiamo Massimo e lo abbracciamo. Ciao Max! Perché questa, signore e signori, è l'ultima puntata di Vision Air. Siete tristi? Emozionati? Guarda Willy, lo vedo molto. Meno male che usa come strumento uno al quale si può appoggiare, si può sorreggere. Ebbene sì, siamo arrivati in fondo a questa seconda stagione, quest'anno in versione estiva, e chissà se ci rincontreremo, magari chissà dove, chissà quando, chissà perché. Lasciamo tanti punti, tanti sono i punti interrogativi, però ci sono anche dei punti fermi, ovvero la nostra scaletta di questa trasmissione, che come sempre si apre con un giovane artista abruzzese, viene da Chieti. Signore e signori, un applauso per Jimmy Hayes. Eccoci qua, benvenuto armato di chitarra. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto Jimmy Hayes, il tuo vero nome è Gianmarco. Sì. E Jimmy Hayes che vuol dire? È tipo qualcosa che mi rimane da quando ero un po' più giovane, tipo ero delle passioni particolari per certi tipi di artisti che non erano magari troppo musicisti o comunque legati al mondo della musica. Poi col tempo è rimasto lì e non so, vorremmo dare il... Quindi richiamo una passione... Una passione adolescenziale verso un artista... Che artista è, perdono? Ma si chiamava Jenna Hayes. Jenna Hayes? Non la conosco, tu conosci? Ci chiamiamo spaghetti rock and roll, capite? Dove abbiamo sbagliato, no? Non abbiamo appunto gli spaghetti, sono, sono tipo quelle ispirazioni che ti portano poi in una carriera in particolare. Ma non mi sembra una scrittrice, però vado in spieghiamo perché io sono andato. L'esperto è Massimo, purtroppo questa sera non c'è, di solito. Li telefono. Li telefoniamo. No, ma spieghiamo perché ci abbiamo fatto confusione, la partita appena iniziata, diciamo, la puntata, prima che cambino canale, di che stiamo parlando? È un'artista poliedrica, molto, diciamo, bella, venente, ha fatto un bel po' di film, per adulti principalmente. Fa la pornostar. Sì, esattamente. Oh, sì.
E quindi tu ti sei ispirato, diciamo che la tua musica è composta da gemiti? Diciamo che quei tempi facciamo un sacco, insieme a degli amici facciamo un sacco di glam rock anni 80, eravamo ispirati da quelle vibes, da quei colori, da quelle, dal leopardato, dalla roba di pelle, da quelle cose che tipo, cioè, che sono rimaste tutte quante nella mia vita, anche se tipo adesso faccio cose un po' diverse, però comunque hanno ispirato tutta la mia crescita e tutta la mia cultura musicale, e quindi mi hanno influenzato fino a quello che sono, che ho fatto fino adesso. Ecco, tu hai già pubblicato dei singoli. Sì. Il progetto Jimmy Hates, che musica fa? Allora, questo progetto è nato in quarantena, perché io facevo rock and roll, garage con una band, i Bounders, e in quarantena mi sono ritrovato da solo in casa, con tanto tempo da poter dedicare i miei pensieri alla meditazione, a ascoltare musica comunque diversa, che non era quella magari da ballo, da gaso. Nella vita ti occupi di tutt'altro, diciamo. Allora, faccio il barman in un locale in cui faccio tanti concerti, quindi sono sempre in mezzo al caos. Invece, quindi diciamo, la pandemia ti ha fermato. È stato un momento in cui ho dovuto per forza riflettere tante cose, stavo da solo nel mio silenzio, nella mia intimità, e ho cominciato a vedere la musica in un altro modo, cioè proprio libera espressione di quello che provavo, e quindi non soltanto per gasarmi, per divertirmi, è diventato un qualcosa di molto più meditativo, che mi ha portato poi a scrivere canzoni che sono cresciute man mano e sono diventate quelle che stanno per diventare un disco, e abbiamo finito di registrare proprio da pochi giorni fa le riprese, adesso c'è una fase di missaggio, mastering, quindi non sappiamo ancora quando uscirà, ma per quest'autunno spero di poter far uscire questo disco. Il primo disco di Jimmy. Sì, esattamente. Che si intitolerà, già si sa? Tropical Noir. Tropical Noir. Che vuole richiamare un po' tutto quel... la prima cosa che è nata di questo disco è stato il titolo, perché è stata prima una visione tipo di quello che poteva essere questo percorso artistico, cioè qualcosa che comunque mi ispirasse un mondo tropicale, un mondo immaginario, un mondo fatto di isole, dall'acqua, dai mari cristallini, con lo smeraldo, palme, tutte queste cose qui, e quando stai in quarantena magari vuoi viaggiare con la mente tantissimo, però sempre con delle atmosfere... Cosa, è stata proprio la tua evasione? Sì, ho fatto un viaggio lunghissimo, stavo in camera, ma in realtà ho fatto un viaggio lunghissimo che mi ha portato nell'oceano. E noir perché invece vuole raccontare comunque tutto quanto un'atmosfera particolare, ok l'isola, ok i colori, ecco, questo okay è interessante tutto. Perché sono due parole che, sì, che suscitano nella mente due immaginari diversi molto tra loro, sì, noir un po' più cupo, serale, bianco e nero, tropical, l'estate, la festa, esattamente, come un'ambiguità di questo nome sta nel fatto che il punto diciamo di partenza è questo luogo, in cui però non volevo soltanto raccontare, scrivere canzoni per far ballare l'estate la gente in spiaggia, ma semplicemente volevo raccontare... A te che lo fa uscire d'autunno. Sì, esattamente. Volevo raccontare tante cose che mi passavano nella testa, che mi facevano riflettere su tematiche sulla società, su quello che viviamo, i disagi della nostra esistenza, e quindi è un bello ricco di tematiche scure in un certo senso, che comunque c'è un disco tra il chiaro e l'oscuro, la luce e l'ombra, quindi da quando magari ti parte una ritmica un po' più andante, tropicale, con concas, però poi il tema del pezzo magari è, tipo il singolo che è uscito parla di tematiche dell'industria del... serie, anche sociali, eccetera, però il primo singolo parla dell'industria bellica e di una critica feroce all'industria bellica, si chiama Damn Wars, è il primo singolo che è uscito, è... direi piuttosto attuale. Sì, e però chiedo con tutti i sentori tropicali, musica un po' che... tra il cantautorato, lo psichedelico, è un po' un qualcosa così. Tropical Noir è il nome perfetto per, secondo me, per racchiudere quello che ho voluto fare. Già curioso, capisco poco, però sono incuriosito, vorreste sapere che musica fa? Assolutamente sì, visto che la chitarra già c'è. La chitarra, quindi già sappiamo che suona. Sì, suona più o meno. Poi. Che singolo ci fai sentire oggi? Faccio ascoltare il singolo che ho pubblicato, versione acustica, quindi senza tutti quei rigori, quei sentori psichedelici, però... ci tengo tanto perché la canzone che ha dato il via tutto a tutto quanto. Non c'è tutto l'oceano, scritta, c'è tra l'altro una è scritta una con un ukulele, no? Un giorno con un ukulele in mano, scritto questa, infatti l'ho registrata con l'ukulele. Che questa versione chitarrista. Il sentore andava dritta con questo sentore tipo super tropicale, però con una malinconia di fondo che quindi mi ha dato proprio là tutto quel progetto che c'è stato. È una canzone a cui tengo particolarmente. Che si intitola? Damn Wars. Che è quella che ci dicevi, sì, sull'industria bellica. Esattamente. Ottimo. E allora... Vision Air è a tua completa disposizione, divertiti e noi ci divertiremo con te. Signore e signori, Jimmy Hates!
Of your bed, how many more guns it to be seen before someone shoots Uncle Sam? Jimmy Hayes, signore e signori. Prima di lasciarti andare via voglio chiederti, tu sei di Chieti, giusto? Sì. Come mai la scelta di cantare in lingua inglese? Questo tanto è l'altro micro. Diciamo che faccio... Non è stata una scelta, è stata un'esigenza del fatto che tipo questa canzone l'ho scritta in inglese, però nel disco saranno presenti anche due canzoni in italiano, una strofa in spagnolo e una piccola parte finale in francese, quindi diciamo che... Poliglotta! Più che altro è come le parole si adattano alla musica che suono, mi vengono spontanee in quella lingua, comunque sento che vanno in una lingua e quindi le faccio in quella lingua. Bello ogni cosa, perché poi ogni lingua c'è il suo suono. Sì, esatto, quindi ogni canzone magari adatta una lingua, quelle che conosco, ovviamente sono Swahili, ancora ci arrivo, però magari un giorno... Però sei già pronto al mercato questa internazionale. Questa è uscita in inglese. Jimmy Hayes, signore e signori. Grazie. Benissimo, benissimo. Abbiamo iniziato alla grande quest'ultima puntata. Ve lo continuo a ripetere perché, ragazzi, o ci guardate ora o non ci guardate più. Rimanete con noi perché tra pochissimo sarà con noi il ginnasta Carlo Macchini e l'attrice Franca Minnucci qui su Vision Air. Pubblicità. A tra poco. Il prossimo ospite ci porta fuori dall'Abruzzo, ma non di molto, perché è marchigiano, si tratta di uno sportivo, un atleta delle Fiamme Oro e si occupa di uno sport che come quando nel mio caso ad esempio non lo si comprende appieno, perché io per esempio non ho capito bene come si assegnano i punteggi, non ho l'occhio per poterne apprezzare appieno gli esercizi, però quando guardiamo
questi atleti fare quel che fanno, non si può non rimanere incantati. Sto parlando della ginnastica e il ginnasta che è qui con noi è un pluricampione italiano, ha vinto tanti titoli, 3 medaglie in Coppa del Mondo, 2 d'argento e 1 d'oro, 2 delle quali conquistate proprio quest'anno. Sto parlando di Carlo Macchini, benvenuto. Ciao a tutti, grazie per avermi chiamato e ben trovati e buon pomeriggio. Ciao, come stai? Vedo innanzitutto che già sei nel tuo ambiente naturale. Sono nel mio habitat, rinchiuso in una stanzetta dove comunque passo gran parte del tempo, anche se non è proprio il mio attrezzo di punta, però con il cavallino ho trascorso diverse avventure e di là c'è il mio gioiellino, la sbarra e sì, sono, come avete immaginato, in palestra, nella mia seconda casa. Spieghiamo, perché appunto la ginnastica ha diverse specialità, l'hai detto, il cavallo, il corpo libero, eccetera. Tu sei specializzato nella sbarra. Perché la sbarra? Allora, la sbarra per me è sempre stato il mio attrezzo preferito. Ho sempre avuto quel feeling particolare. Diciamo che dal 2020 c'è stato un grosso cambiamento, un grosso cambio di rotta nella mia carriera. Io nasco come generalista, ero un po' più forte alla sbarra, ma facevo tutti e 6 gli attrezzi. Poi nel 2019, quando ho dovuto fare campionati del mondo qualificanti per le Olimpiadi, e poi non sono andati come speravamo, non ci siamo qualificati veramente di tanto così, ho iniziato a fare solo i miei 3 attrezzi migliori, quindi cavallo, parallele e sbarra. Solo che non stavo proprio al 100% della mia forma, avevo un problema al gomito che mi permetteva di lavorare ma non benissimo. Fatto sta, dopo questo mondiale abbiamo deciso di trovare una soluzione per questo gomito, perché così non poteva essere. Fatto sta che dopo una lunga serie di vicissitudini, cerca il medico migliore, cerca di qua, cerca di là, prova, sbattici la faccia, abbiamo deciso che neanche il numero uno in Italia, il chirurgo numero uno del gomito, mi avrebbe operato. Allora abbiamo detto, perfetto, io sbarra riesco a farla, gli altri attrezzi non così tanto, divento specialista alla sbarra e faccio una specie di salto nel vuoto. Quindi è stata una decisione un po' costretta. Un po' costretta, che ad oggi posso dirti che è stata la mia più grande fortuna, la svolta più importante della mia carriera. Passo da essere uno sbarrista buono a uno dei più forti del mondo, facendo questo salto nel vuoto, perché se avessi lasciato l'esercizio che avevo prima non mi avrebbe filato più nessuno. Per rimanere nel giro c'era soltanto da rimboccarsi le maniche della canottiera e spingere fortissimo. Così è stato, ho alzato l'asticella del mio esercizio parecchio e si è visto, diciamo, abbastanza da un infortunio. È curioso, perché proprio poco tempo fa mi è capitato, è una bella curiosità, perché mi è capitato di sentire un'intervista di un tuo collega, Yuri Keki, che dice che appunto lui si è specializzato negli anelli proprio a seguito di un infortunio. Quindi a volte dalla sfortuna, insomma, arrivano anche delle soddisfazioni. Eh sì, diciamo che spesso la differenza tra una persona normale e uno che ci prova a tutti i costi si vede nei momenti di difficoltà. Quando uno nel momento di difficoltà si siede, si mette a piangere, si vede che subisce un pochino. Chi invece la vita se la gode appieno e vuole tirare sempre fuori il meglio, lo trova il modo di vedere quella catastrofe con una visione positiva. Wow. E invece, facendo qualche passo indietro, la ginnastica in generale, come sei entrato in una palestra di ginnastica? Perché? Anche qui diciamo che è stata una grossa fortuna. Nel settembre del 2000, quindi 22 anni fa, avevo appena 4 anni, avevo un'energia, nel senso che era un terremoto, un'energia di quel tipo, un po' disordinata. I miei non sapevano più come fare, mi hanno buttato in palestra. Speriamo che si sfoga lì. Esatto, con risultati scarsi, perché comunque rimanevo un terremoto a casa. Però devo dire la verità che dal settembre del 2000 ad oggi io non ho mai cambiato sport.
Ho avuto magari dei momenti in cui pensavo di lasciare, ok, ma non ho mai fatto altro sport al di fuori della ginnastica e devo dire la verità, appunto, penso di essere stato molto fortunato perché al primo colpo mi hanno portato nel posto che poi è diventata la mia seconda casa. Quindi sì, questo è stato l'inizio. Ecco, hai detto la tua seconda casa, la palestra. Quanto tempo ci passi? Quanto ti alleni tu? Diciamo in una quarantina di ore alla settimana più o meno, quindi sì, ho parecchio tempo in palestra, quasi più in palestra che a casa. Come me, insomma, no? Sì. Scherzi a parte, senti, ne parlavamo anche poco fa, prima di questa registrazione, perché ti stavo dicendo che io ho avuto occasione di vedere alcuni tuoi video, di alcune tue gare, anche su palcoscenici importantissimi, no? In Coppa del Mondo, gare internazionali, e sembri sempre tranquillissimo, rilassato, sorridente. Ma è davvero così o sembra? Come fai a rimanere così calmo? Allora, sicuramente la maggior parte delle volte è proprio così. Cioè, io vado in gara per divertirmi. Cioè, il momento in cui alzo il braccio al giudice, quello che penso non è il oddio, speriamo di fare giusto, se sbaglio un casino. Io quello che penso è, oh, adesso ti faccio vedere quello che sono in grado di fare. E questa cosa è una cosa stupenda, perché appunto riesco a godermi veramente queste gare. Ho fatto un bel lavoro per arrivare fino a qui. Sicuramente questo è uno degli aspetti più importanti. Quando tu ti fai un mazzo enorme di lavoro, poi dopo devi concretizzare in gara. Cioè, alla fine tu ti fai, prepari una gara per un anno intero, ma fondamentalmente in base a come fai, come vivi quei 30 secondi, minuto e mezzo, fa la differenza. Sbagli di tanto così, sei fuori. Esatto, perché poi tutte queste ore di allenamento poi te le giochi in pochi secondi di gara. E quindi l'allenamento mentale è fondamentale, perché poi è il momento clou di quando andrai a dimostrare, passami il termine, di che cosa sei in grado. Se fai bene, bene, tutti contenti. Se fai male, in quel momento, anche se hai fatto un lavoro spaventoso fino a lì, fine. Purtroppo, per fortuna, lo sport è questo. Certo. Quando, come si dice da noi, gara è gara. E nel tempo libero che fai, in quel poco tempo libero che hai? Hai altre passioni al di fuori dello sport? Probabilmente oppure altri sport che non sono la ginnastica? La passione più grande che ho è sicuramente la moto. Ho una moto che mi piace tantissimo, addirittura sono riuscito a prendermi la moto dei miei sogni di quando ero piccolo, quindi proprio contentissimo, e il mio hobby praticamente lo pratico tutti i giorni, da casa alla palestra, dalla palestra a casa. Ogni tanto mi capita di fare qualche giretto magari in montagna, visto che ne siamo dotati. Sì, tanta roba. E cosa ti dà più adrenalina, quando sei sulla sbarra o quando sei in moto? Probabilmente, nonostante, come? Un bel derby, dico. Un bel derby. Sicuramente la sbarra rimane al primo posto, perché riesco a sentirla mia e a giostrarmela un po' più come voglio, come più mi piace. La moto, bello, fantastico, super emozioni, però non sto a casa come quando sto sulla sbarra, ecco. Senti, tornando alla ginnastica, la prossima gara che stai preparando? Sicuramente gli assoluti a metà ottobre, campionati italiani assoluti, che saranno a Napoli. Anche quella è una mia seconda casa, perché il gruppo sportivo delle Fiamme Oro ha il centro della ginnastica proprio a Napoli, quindi e volevo salutare e ringraziare il gruppo sportivo. Sì, adesso incominciamo a mettere le basi per una gara del genere. Ringrazio anche io il gruppo sportivo, visto che ci ha permesso di fare questa intervista. Allora io ne approfitto per mostrare ai nostri telespettatori quello che tu sei in grado di fare, perché è davvero strabiliante, e poi ti chiedo un altro paio di cose. Ciao a tutti, sono Carlo Macchini e ho appena vinto una medaglia d'oro alla sbarra in Coppa del Mondo qui al Cairo.
Wow, abbiamo appena visto quello che sai fare, io già avevo visto qualcosa, è davvero da brividi, ma non è pericoloso? I tuoi non ti dicono mai, Carlo, ma che fai? Diciamo che anche mamma e i miei hanno fatto un bel lavoro in questi anni per cercare di vivere queste gare più serenamente e hanno veramente fatto un bel lavoro. Ti devo dire la verità, la sbarra è uno degli attrezzi più temuti e più accusati dalla paura dei ginnasti, nel senso che è un attrezzo piuttosto pauroso e probabilmente è il mio punto di forza, nel senso che io sulla sbarra mi diverto proprio, mi piace, più la cosa è pericolosa e più io sono contento, cosa che tendenzialmente va in direzione opposta con il volere degli altri. Chissà, forse anche per questo che me la cavo così, così bene. Sì, sei un po' matto, insomma, grande, ci matto, piace. Esatto, quando mi dicono matto per me è un super complimento e spesso succede, sì. E invece perché ti chiamano bistecca? No dai, allora, è un soprannome che nasce prima dell'avvento di Instagram. Perché... È il tuo nome da battaglia, giusto? Sì, praticamente sì, no, diciamo che sono, allora, io d'inverno, cioè ho una carnagione piuttosto chiara, sono appena tornato da vacanza e quasi non si vede, diciamo che da bianco bianco davanti, dietro ero totalmente rosso con la riga in mezzo, un po' come quando le bistecche le cuoci da una parte sola e diventano bianche, e qua al contrario, quando sono crude sono rosse, qua era l'esatto opposto. Diciamo che un giorno mi hanno chiamato bistecca in palestra e finito lì. Quando mi è arrivato il momento di cercare un nickname di Instagram, non sapevo cosa mettere, allora ho ricacciato il nome bistecca con la data, l'anno di nascita. Ecco, e non te lo sei più scollato di dosso. Esattamente, adesso stiamo parlando di questo nome dopo più di 10 anni. Non me l'aspettavo questa spiegazione, però in palestra si sa che poi i lomignoli, le cose, aiuta anche a fare squadra. Senti, se ti dico Parigi 2024, che mi rispondi? Ti rispondo che mi brillano gli occhi e che è l'obiettivo più grosso che ho in questo momento, e ti posso dire con estrema sincerità che farò di tutto per provare ad esserci e ad esserci bene, diciamo. Poi quello che sarà lo scopriremo solo vivendo, ma l'intenzione è quella che... È quella top, ecco. E noi faremo il tifo per te. Come ci si qualifica? Grazie. Quando sono le gare di qualificazione alla prossima Olimpiade? Diciamo che già ci si incomincia a qualificare dagli europei di quest'estate. Un europeo che qualifica per i campionati del mondo del 2022, quindi a ottobre. Il campionato del mondo del 2022 qualifica per il campionato del mondo qualificante vero e proprio del 2023. A quel punto le prime 12 squadre vanno alle Olimpiadi. Quindi anche alle Olimpiadi è una questione, diventa da sport individuale uno sport di squadra. Esattamente, noi come Italia nel 2019 abbiamo fatto il campionato del mondo di squadra qualificante per le Olimpiadi di Tokyo, lo stesso le prime 12 squadre sarebbero entrate alle Olimpiadi, l'Italia è arrivata 13ª, quindi veramente di tanto così siamo rimasti fuori, è stata una bella botta, però ci ha messo sicuramente un sacco di pepe per cercare di tirare fuori ancora di più del nostro meglio alla prossima occasione. Ma tu sei scaramantico? C'è qualche rituale che fai prima delle gare? Ah, ok. Allora, un conto è essere scaramantico... Anche questa domanda sulle Olimpiadi, parlarne ti ho creato disagio? No. Un conto è essere scaramantici e un conto fare dei rituali prima della gara. Sto cercando di, sinceramente, togliere sfatare miti su miti. Per esempio, il mio mito dei calzini nuovi ad ogni gara, nuovi appena comprati, diciamo. Una volta mi sono dimenticato i calzini nuovi e quindi ho detto, porca miseria, devo comprarli, devo comprarli per forza. E invece ho detto, no, voglio fare la gara con i calzini vecchi e vedere quello che succede.
è andata bene, quindi sono stato contento di aver sfatato un mito. Quindi questo è un discorso. Poi invece gli altri rituali no, li faccio perché mi va di farlo. Capito, voi che sognate di diventare dei grandi ginnasti un giorno, non comprate calzini nuovi. Esatto, che non serve. Senti, ti voglio chiedere un'ultima cosa, visto che siamo in un'emittente abruzzese. Tu sei marchigiano, di dove? Di Ancona? Di Fermo, sono nato in Ancona, okay. Però sempre vissuto a Fermo. Dove è anche la tua società storica, dove sei cresciuto come ginnastica? La Fermo 85, giusto? Che saluto, e la mia palestra è tutto qui. Questa dove sei ora? Dove sei sono in questo momento, esattamente, esattamente. E in Abruzzo ci sei mai stato? Alcune volte, poche, però sì. Esatto, ci sono capitato, però sì, alcune volte sì. Va bene, ci auguriamo allora che diventi la nostra regione anche di maggior fermento nella tua disciplina, così magari la prossima volta che vieni ci incontriamo di persona, ci passi a trovare. Molto volentieri, magari. Bene, grazie mille per esserti collegato con noi, ti lascio ad allenarti perché... gli impegni sono tanti e noi dobbiamo tifarti, non lo dico forse perché sennò porta sfiga, ok? Alle prossime Olimpiadi. Grazie mille, un abbraccione e ci vediamo presto, restate collegati e seguitemi magari su Instagram di Stecca96, così sapete tutte le varie vicende che succedono. Senz'altro, Carlo Macchini, signore e signori. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Wow. E allora andiamo ora avanti con la nostra puntata perché è arrivato il momento di introdurre l'ultimo ospite di questa edizione di Vision Air. Si tratta di una scrittrice e di un'attrice di Teramo. Ha toccato palcoscenici con i personaggi più celebri dello spettacolo, ad esempio uno su tutti, Michele Placido, ma non parleremo solo di teatro perché è anche una divulgatrice storica considerata tra i maggiori esperti di Gabriele D'Annunzio e del suo rapporto con Eleonora Duse. Signore e signori, Franca Minnucci. È tardi, Gabri. C'è solo la luna nella mia stanza. Ah, se potessi averti con me nell'ora che morirò. Quante volte ho pensato a questo, a dove la morte mi avrebbe colto. Se in quell'ora, se io ti vedrò, se la mia sorte non mi farà morire ora qui lontana e sola, io ti saprò dire la certezza che sento. Ti amo, Gabri. Questa è la verità. Ti ho sempre amato. Oh, Gabri, ancora ti scrivo, ancora ti parlo. Che dolcezza, il tuo nome soave, la tua voce indicibile, Gabri. Ma qual è la fine di tanta vita? Io ti tengo stretto a me, ti chiedo, Gabri, ultima sera questa o prima sera della nostra vita? E tu mi risponderai, lo so, lo sento, ma sempre, Eleonora. Franca Minnucci, signore e signori. Franca, allora adesso noi ci fermiamo per un pochino di pubblicità e poi magari ci racconti cosa ci hai letto. Grazie. A tra pochissimo su Vision Air. Thank you.
Di nuovo su Vision Air con la musica degli Spaghetti Rock and Roll. E ora andremo dritti fino alla fine insieme a Franca Minucci, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare poco fa con una bellissima lettera scritta da Eleonora Duse a Gabriele D'Annunzio. Ce la vuoi raccontare? Come mai questa lettera? Beh, insomma, intanto stralcio, sono delle parole così in qualche modo che io ho trovato in questo mondo di carte, che mi sono trovata così a dover studiare, a dover guardare. Perché tu hai ricostruito tutto il rapporto tra D'Annunzio, certo, e la Duse. Certo, attraverso queste lettere, le tante lettere, sono migliaia di lettere. E quando si parla di una lettera, tra l'altro si parla di un documento complicato, perché è fatta una lettera da 5, 6, 7 facciate, quindi diciamo diventa molto difficile anche ricostruirlo logicamente il discorso, visto che le facciate non sono numerate, quindi ecco, questa è una lettera particolare che io ho posizionato alla fine del carteggio. Ho pensato che in fondo la loro storia, nonostante fosse finita da 20 anni, perché Eleonora in questo caso, in questa lettera, era in una camera d'albergo, perché Eleonora, come sostengo io, le cose non sono mai casuali, è nata in un albergo, era nata in un albergo e muore in un albergo, per una donna che non ha mai avuto una dimora fissa, e quindi gli ultimi anni della sua vita si era sistemata ad Asolo, ma proprio gli ultimi, quasi gli ultimi giorni, ed è lì infatti che riposa, però non aveva mai avuto una casa, quindi muore in albergo, muore in questa camera dell'hotel Shelley Hotel a Pittsburgh, in questa sua tournée che sarà poi l'ultima. Ecco, io ho pensato che nonostante la storia con D'Annunzio fosse finita da 20 anni, il suo pensiero è stato sicuramente, il suo ultimo pensiero è stato per il suo Gabri. E così è affascinante anche questo, certo, il nomignolo che si davano. Certo, Gabri, e questo, ma anche lei ne aveva tantissimi altri. Ma queste parole che io, che chiaramente da sole, insomma, già significavano in qualche modo il sentire la morte vicina, no? E allora io ho pensato che forse poteva essere quello il momento dove sistemare questa lettera, queste parole così profonde, così vere, anche perché poi la lettera finisce con sempre, sempre, sempre. E allora ho voluto dare un'universalità a questo loro rapporto, che poi tale è stato, insomma, quindi che bella, adesso eternità questo rapporto, ed è anche tutto più vivo quello che abbiamo ascoltato prima, sì, dopo sì, questa spiegazione, sì. Perché appunto dicevo, hai ricostruito tutto questo rapporto, qui ci hai portato due dei libri che hai scritto, Eleonora Duse, La fine anche dell'incantesimo con le lettere del 1904, e questo tutte. Come il mare io ti parlo, che appunto lo vediamo, è sì, un bel tomo, perché bel appunto ripercorre tutto questo, sì, rapporto di cui non si sa neanche tantissimo, ma vero. Come mai ti sei appassionata proprio a questa questione? Beh, intanto mi sono appassionata a D'Annunzio e poi ad Eleonora Duse, perché insomma era un'attrice, era la più grande attrice, ed è stata la più grande attrice di tutti i tempi, e in un rapporto che è stato sempre giudicato un po' particolare, anche è stato anche a volte mal giudicato, mal capito, insomma, no? Perché per tutti Eleonora è stata una donna così, insomma, molto sfruttata da questo rapporto, perché D'Annunzio era, secondo così, insomma, un po' la leggenda, una persona che poi sfruttava le donne, comunque le tradiva, comunque le faceva soffrire. Ecco, io vorrei ribaltarlo questo rapporto e questa storia. D'Annunzio ha avuto con le donne dei rapporti molto profondi e molto veri, e come tutti i rapporti sono a volte finiti, come tutte le storie sono fatte anche di infedeltà, di gelosie, di tradimenti, di momenti, diciamo, esaltanti, ma anche di momenti molto, diciamo, terribili, logoranti, umilianti, come tutti i rapporti, come la vita. Certo.
E D'Annunzio ha molto amato Eleonora Duse, è stato un rapporto molto paritario il loro, a differenza di quello che tutti pensano. E non ci dobbiamo mai dimenticare, questo anche quando io studiavo queste lettere non lo perdevo mai di vista, che Eleonora è un'attrice. E allora non voglio dire che lei recitasse in queste lettere, ma sicuramente la sua impostazione era teatrale, il suo modo di sentire era letterario e teatrale. Il modo di sentire un abbandono, il modo di sentire una mancanza di D'Annunzio, non so, il fatto che si fosse dimenticato di una data, di un anniversario, il fatto di non essere arrivato con la decima lettera in quel giorno, tutto questo per lei aveva un peso, ed era un peso di tipo letterario, perché dedotto, pensato e costruito anche insieme alle eroine che lei metteva in scena. Gran parte delle lettere sono anche delle citazioni. No, noi pensiamo che lei sta dicendo una cosa, non so, io morirei, domani mattina muoio, domani e la faccio finita, e invece sta citando Shakespeare. Cioè, bisognava starle un pochino dietro, insomma, ecco. È vero che poi sentiva quello che diceva, però la teatralizzazione c'era sempre. E bisogna saperla interpretare. A proposito di questo, poco fa lo accennavi, ci racconti un D'Annunzio un po' inedito in qualche maniera, perché per l'appunto, pensando a D'Annunzio, al di là dell'aspetto letterario, quel che ci viene in mente è sempre il D'Annunzio, quello il vate del vittoriale, quello eroico che discute con Mussolini, eccetera, e quello che anche è rimasto celebre degli anni, ovvero del D'Annunzio più erotico, quasi depravato, direbbe un ben pensante. Eppure non era di certo tutto qui D'Annunzio. Non era tutto qui, assolutamente, tutt'altro. Intanto io voglio sempre dare una grande importanza al D'Annunzio abruzzese, alla sua anima abruzzese. D'Annunzio si è formato in questa terra, vedi, tutto quello che c'è in quella casa, in quella famosa casa, in quel suo poema di pietra che è il Vittoriale, e non si discute, il suo ultimo grande capolavoro, e tutto quello che c'è di immaginifico in quella casa, di così strabiliante, di così straordinario, è stato costruito qui. D'Annunzio è qui che si è creato. Se è vero che l'uomo, come dire, cresce e costruisce la propria personalità, le proprie ansie del proprio carattere nei primi anni di vita. La vita di D'Annunzio è stata, diciamo, la sua vita giovanile. Quindi dice, segnato dalla pescarità. Assolutamente sì, dall'abruzzesità. Segnato dal rapporto, come io sostengo ormai da tempo, di tre sorelle. Cioè, quindi lui ha avuto un'educazione al femminile. Questo lo dobbiamo dire, ma con orgoglio. Perché il fatto che un uomo abbia un'educazione al femminile, cioè fatto da donne, costruito su quel mondo delle donne, che è fatto di sensibilità, di bisogni, di ansie, di paure, di aspettative molto diverse da quelle anche di un uomo. Ecco, il fatto che tutto questo sia stato D'Annunzio, tutto questo si è preparato nella sua anima, si è costruito nella sua anima, ci deve rendere molto orgogliosi di questo, perché si deve a questo la sua grande, diciamo, sensibilità da questo punto di vista, no? Non soltanto con le donne, la sua capacità di percepirne i bisogni, di capirle. Perché queste donne andavano? Sai, una delle domande che mi fanno molto spesso è: ma D'Annunzio non era poi così bello, anzi tutt'altro, sembra che poi insomma, si sia molto invecchiato precocemente, ha avuto dei problemi ai denti, insomma, era capelli, carismatico, e non aveva i capelli, un occhio non gli funzionava, insomma un macello di robe, eccetera. Ma come mai era così amato, c'erano tutte queste donne? Ecco, io a quel punto dico, spesso rispondo, insomma, o rispondo con una sua lettera, e dico a chi me l'ha chiesto che quando lui scriverà una lettera così, insomma, ne potremo semmai riparlare, insomma. Ma nella lettera D'Annunzio racconta il suo mondo erotico, racconta quello che di quella donna lui aveva apprezzato, amato, e in questo modo, diciamo che prolunga il piacere. Non a caso D'Annunzio scriveva tante lettere, erano veramente un prolungamento del piacere, perché era in quel ricordo, in quella nostalgia che era assolutamente eccitante, no? Erotica, sensuale. La poesia diventa un preliminare. Ma assolutamente sì. Bella questa cosa. Ma assolutamente sì. Cioè D'Annunzio faceva rivivere per la seconda volta quei momenti ad una donna. Ma tutto questo perché capiva dove appoggiava la sensualità e la capacità erotica di una donna. Perché le conosceva.
e si riconosceva molto, si deve alla sua formazione abruzzese e a quello delle sue sorelle, della sua mamma, di tutte quelle donne che sono state intorno alla sua vita. Ragazzi, dobbiamo imparare a scrivere a questo punto. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Prima a leggere, poi... Dici, un passo alla volta. E a proposito dell'abruzzesità di D'Annunzio, tu proprio in questi giorni stai portando uno spettacolo nella sua casa natale a Pescara, sì, ce ne vuoi parlare? Perché voglio far parlare quelle voci. Io dico sempre, sostengo che le case parlano, no? Quelle mura parlano, quelle finestre, ma parlano quegli scricchiolii dei pavimenti, no? Quello sbattere delle tende, tutto si anima in una casa, e nella casa di D'Annunzio prende veramente forza e forma il suo pensiero. Io quando sono nella casa di D'Annunzio mi sembra di averlo veramente col fiato sul collo, e questa è una cosa che capita soltanto quando di quella casa tu conosci ogni piccolo particolare, ogni anfratto che lui ha descritto, perché noi dobbiamo essere felici e orgogliosi di sapere che casa D'Annunzio è una casa letteraria, perché è tutta dentro la letteratura, in tutti i suoi più reconditi anfratti, nelle sue più recondite, diciamo, lontane atmosfere. Allora D'Annunzio ha fatto sì che tutto diventasse letterario, poetico. È diventato poetico quel pozzo, no? Dove lui si affaccia e lancia la sua voce, e poi la sente dentro con l'eco rimbalzare come un uccello, no? Che in gabbia si muove. Cioè, basta soltanto questo. Quella cantina con dentro, sì, appunto le cantine, ma anche le stalle, la stalla, quella stalla dove c'è Aquilino, che lui va e va a portargli a mangiare il cibo, ce la ricordiamo tutti. Ma guarda quella carrozza degli sponsali, dove lui si andava a sedere, trovava, pensate bene, il cuscino caldo perché ci aveva dormito il gatto. Ma chi può registrare un elemento così sfumato della vita? E questo poi è il bello della poesia. Io penso ad esempio nel Piacere, mi pare che c'è, lui racconta questo suo letto dove avveniva la magia, no? Questo letto che pare chissà cos'è, poi l'ho visto all'Eremo a San Vito. Potrebbe essere un letto di paglia, nel invece, trionfo della morte. Esatto, cioè. Nell'opera poi diventa molto di più. Ma certo, è ma lì il poeta. Ed è quello poi che succede anche in teatro, lo chiedo appunto alla Franca Minucci, che è un'attrice teatrale. Perché noi abbiamo avuto il più grande poeta del Novecento, ma questo lo dice Montale, non lo dico io. E, sai, io in questi giorni sto facendo anche un bellissimo lavoro, che è quello di portare D'Annunzio nei borghi. Soprattutto nei borghi, adesso stiamo facendo questi passaggi di avvicinamento. Nelle piazze. Nei borghi d'Italia. Ecco, allora noi ci stiamo occupando dei borghi d'Abruzzo, ma siamo inseriti dentro il grande, diciamo, movimento dei borghi d'Italia. E allora io sono stata identificata, insomma, chiamata per fare questo lavoro, per portare D'Annunzio dove è stato già. Tra l'altro, non ce lo devo portare io, lui c'è già stato, D'Annunzio conosce questa nostra terra passo passo, pietra pietra, casa casa, chiesa chiesa. È incredibile. Sai, la prima edizione dell'Agenda d'Italia, cioè diciamo delle strade d'Italia, l'Abruzzo, sull'Abruzzo, lui ce l'ha, è di Abate, questa edizione, scritta da Abate, e lui ce l'ha sul suo comodino, e dell'Abruzzo che lì viene raccontato lui sa tutto, ci mette delle chiosature a mano dove scrive: qui c'è una chiesa, qui c'è un viale, qui c'è una casa patrizia appartenuta a questi nobili. Cioè, lui sapeva tutto di questa nostra terra, ed è questo che ce lo deve far sentire vicino. È un appassionato, insomma, abruzzese. Senti, voglio chiederti, e la tua collaborazione invece con Michele Placido come nasce? Voi insieme avete portato proprio D'Annunzio e Leonora Duse a teatro. Tante volte, ma non soltanto una volta. E tante volte devo dire che, insomma, Michele mi onora con la sua presenza vicino ed è molto contento di stare insieme a me a fare questo spettacolo che io ho costruito. Perché lui è anche un appassionato. È assolutamente un appassionato, un conoscitore di D'Annunzio, lo legge anche molto bene, anche se io in questo spettacolo faccio un pezzo in dialetto, perché D'Annunzio ha voluto che la figlia di Iorio tornasse alla sua lingua originaria, quindi lo ha fatto, diciamo, tradurre, l'ha fatto tradurre in dialetto, ed io faccio un monologo in dialetto. E lui me lo invidia molto, dice tutte perché le volte. Perché lui non essendo abruzzese. No, dice, non è possibile, mi vinci su questa cosa, sei più brava tu. Ed è molto, molto simpatico, molto caro, un ragazzo, una persona molto generosa, gli voglio molto bene. Questo è il teatro, che è un po' sì, il tuo ambiente naturale. Certo. Del cinema che pensi? Ah, io ne penso tutto il bene possibile, soltanto che
Io per andare a vedere un film mi deve convincere molto, devo leggere molto della sua critica, devo capire se mi può piacere, mi deve piacere il titolo, mi deve piacere gli attori che ci sono, mi deve piacere il regista, cioè sono molto esigente. E come mio padre ho amato pochi registi italiani, pochi. Ho amato Fellini, Visconti, molto meno gli altri, anche quelli, insomma. Comunque, attualmente ce n'è qualcuno. Già hai fatto un paio di nomi che hanno fatto la storia del cinema, sì, italiano e non solo. Sì, mi è piaciuto molto Totò, mi piaceva come mio padre Charles Chaplin, Charlot. E poi alcuni film che ho visto tante volte. Che bello, una comicità che non aveva bisogno neanche della parola. Sì, è vero, mi è piaciuto molto questo tipo di film. Sì. Ti ho fatto questa domanda perché sì. Allora siamo giunti a un momento della trasmissione, sì, in cui ci mettiamo un po' in gioco. Chi ci segue lo sa. Questo è un colpo basso, non lo sapevo. Purtroppo non sono preparata. E adesso vediamo cosa ti aspetta. Anzi, casualmente, vediamo se riconoscete voi questo strumento. Aia. I più affezionati lo riconosceranno perché questo è un classico di Visionaire, un gioco. Ah. Un gioco che si intitola Riconoscere nel minor tempo possibile canzoni celebri suonate col flauto, ma suonate molto male, prenotandosi con la trombetta. Sostanzialmente io ti farò ascoltare delle canzoni suonate malissimo col flauto dolce. Bene. Ti ricordi quello che facevano suonare a scuola? Sì, come no. E ha ricostruito questo gioco ad hoc per te, abbiamo voluto farlo a tema cinematografico. Quelle che sentirei saranno delle colonne sonore di celebri film e vediamo se riusciamo a riconoscerli. Ascolteremo quindi queste canzoni e quando vorrei stoppare la musica e provare a dare la risposta basterà. Ma allora me lo devi dare. Vuoi provare lo strumento? Sì. Lo strumento è accordato. Ebbene, giochiamo. Riconoscere nel minor tempo possibile canzoni celebri suonate col flauto, ma suonate molto male, prenotandosi con la trombetta. Giochiamo con Franca Minnucci. Sei pronta, Franca? Sì, sì. Ti ringrazio anticipatamente per esserti sottoposta a tutto ciò. Ascoltiamo la prima canzone, che ricordo è la colonna sonora di un film. Ma quale film? Prego dalla regia. C'era una volta il West? No, però l'ho visto, lui lo sa, Willy. Top Gun, bravissimo, Top Gun, 1986. Perché lui riesce a suonarla anche peggio, quindi. No, non va bene però, non sono preparata su questa cosa. Hai visto Top Gun? No, non l'ho visto. Allora, viste tutte le giustificazioni del mondo. Allora, io direi 1-0 per Willy. 1-0 per Willy, entra prepotentemente in gioco. Proviamo col pezzo, anzi col film numero 2. Forse qui ce la faccio, è quello che ho detto prima. Ovvero? Ovvero c'era una volta il West, no? Ma io sono sempre con quello. Quasi. E quello è uno spaghetti western. Spaghetti western di? Sergio Leone. Sergio Leone, è vero. È sì. Il buono, il brutto, il buono, il brutto e il cattivo. Sì, è vero. Che prima ne parlavamo tra l'altro, sì, del Sergio Morricone, vero, che ti piace tantissimo, sì, no? Sì. Però gliela diamo per buono. C'era una volta in America che però era difficile, gliela diamo per buono. 1-1. 1-1, 1-1, il nostro avvicinata molto. Il notaio di giorno. Mi sono avvicinata molto. Vediamo, chissà da casa se stanno indovinando anche loro. Perché si può chiedere anche l'aiuto da casa? Sì, sì, mandateci un SMS. Noi rispondiamo. Finalmente, ragazzi, erano due stagioni che volevo alzare questa cornetta. Benissimo. Finalmente ho trovato la scusa. ottimo. Telefonateci. No, attacco, se no trovano occupato. Allora, pezzo numero 3 e l'ultimo, Franca, prego, dalla regia.
più famoso film d'azione, probabilmente. Volevo arrivare al ritornello. Che voi vi vedo in difficoltà, eh? No, non sia mai. Ebbene, Willy, di che pezzo si tratta? C'è l'impossibile. Clamorosamente vedo Willy. È bravissimo, Willy. Bravo, Willy. Io adesso per farvi, cioè per vendicarmi, dovrei dirvi alcune battute di uno spettacolo teatrale, voi non sapete niente. No, vabbè, ma è ovvio. Abbiamo capito che Willy passa molto tempo su. No, abbiamo dimostrato che i giochi non sono concordati, a Willy piacciono i film. A me è poco. Vabbè. Non piacciono però, insomma, non tutti. Non sempre li vado a vedere. Io ti ringrazio tantissimo, sì, per esserti messa in gioco per quest'ultimo gioco, per aver giocato con noi. Qui nascondiamo le prove, via. E grazie mille per esserci venuta a trovare. È un grande piacere. E per averci portato anche quella che è la storia della nostra terra, raccontata in una maniera che raramente si sente. D'Annunzio soprattutto da lui. Grazie. Franca Minnucci, signore e signori. Ragazzi, siamo arrivati in fondo anche stavolta. Siamo, ce l'abbiamo fatta. Termina qui questa seconda stagione di Visionaire. Sarà l'ultima? No. Non sarà l'ultima? Per oggi sicuramente sì. E che dire, non mi voglio dilungare, perché anche poi che gliene frega a chi ci ascolta, ma per me è stato bello, io mi sono divertito. E noi spero siamo che divertiti. Vi noi siamo divertiti con me. Ed è stato un appuntamento, che un'avventura che sono contento davvero di aver condiviso con questa squadra, a partire da Samuele Di Filippo, Massimo Sacripante, che è comunque sempre nei nostri cuori, e sì, Willy e Gringo, ovvero gli spaghetti rock and roll. Tre artisti e tre professionisti. Grazie ragazzi. Grazie davvero per la vostra disponibilità e per averci sopportato, così come non posso non ringraziare il timoniere della Steadicam, Loris Bennato. Grazie Loris, grazie davvero, così come al regista che firma tutte le settimane Visionaire dalla stanza dei bottoni, Maurizio Da Qui. Si chiama Da Qui, ma è di là. Io pensavo si chiamava Maurizio di là. Dipende da dove si trova. Ah, ecco. Capito? Quando viene qui? È Maurizio di lì. E grazie all'ottimizzatore e grafico di questa trasmissione, ma che in realtà è molto di più, ha fatto tantissimo, in primis sopportare me e tutti i miei dubbi e le mie rotture di palle, si può dire? No, ma non l'ho detto. Mai. Karim Finotti. Signori, io spero che siamo entrati col giusto garbo e anche con la giusta molestia all'interno delle vostre case. Io vi ringrazio per averci seguito. Se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi, perché trovate tutto su YouTube. E insomma, spero che in questo periodo complicato un po' per tutti, un sorriso ve lo siate fatto insieme a noi. Settimana prossima, perché finisce tutto, ma quasi, ci sarà l'ultimissima puntata martedì prossimo ore 21 su TV6, che come al termine della precedente stagione si tratta di un best of, un assunto di tutto il meglio ma anche il peggio soprattutto, anche perché di meglio ce n'è poco, di questa seconda stagione, con anche qualcosa di inedito, perché qua purtroppo anche quando ci sbottoniamo un attimo le telecamere sono accese, quindi
e quindi ci piace anche umiliarci. Grazie ragazzi, grazie davvero a tutti. Per l'ultima volta, buonanotte. Oh mamma, voglio nuovo la cocco mamma, e ballare in zippo mamma, e cantare in frat mentre ballo il rock and roll. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, 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 pazzo come rock. Yeah. Oh mamma, voglio fare il caschetto, oh mamma, scivolando dal bidet, oh mamma, e gridare wè wè come fanno gli scimpanzé. Sono pazzo come rock. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Dintino. Sono pazzo, 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 come rock. Ciao!